Buonasera, grazie. Io sono arrivato qui che erano più o meno le 4:20, sono le 8, abbiamo fatto 3 ore e mezza e c'è più o meno la stessa gente che ho visto quando sono arrivato. Quindi io innanzitutto vi ringrazio. Prima, quando venivo a Benevento facevamo gli incontri, eravamo con Francesca Maio, con i giganti, eravamo con lui, con Gianfranco, eravamo tutti insieme, eravamo una ventina, forse se ci contavamo, e chiamavamo quelli della provincia. Quindi oggi per me questa è già una grande vittoria, veramente io vi ringrazio col cuore. Perché poi quando vieni qua ti accorgi che impari tantissime cose. Abbiamo visto il discorso dell'acqua, la situazione assurda di quelle famiglie che non possono far fare riabilitazione ai propri figli. Guarda, forse c'eravamo anche scritti su Facebook, in qualche modo ti avevo accusato di essere un demitiano. No, non ti avevo accusato, però purtroppo noi ci andiamo anche con i piedi di piombo per vedere chi si avvicina al Movimento 5 Stelle. Mi fa piacere oggi aver ascoltato la tua presentazione. Ho imparato tantissimo, ti lo assicuro, ti ringrazio veramente, sono sicuro che chi si è fatto carico dell'istanza avrà tutto il nostro supporto. Quello che vi voglio dire è che noi abbiamo, si parlava di dialogo, no? Il dialogo, ma con queste persone che regalano 7,5 miliardi di euro alle banche e si dimenticano del reddito di cittadinanza, c'è ancora possibilità di dialogo? Secondo me no. C'è con gente che durante la campagna elettorale ti dice: no, veramente gli F-35, 50 miliardi per degli aerei che devono fare la guerra e tirare le bombe, non le vorremmo spendere. Poi vanno in Parlamento, invece li vanno a comprare e spendono questi 50 miliardi perché devono fare bene ai figli di Napolitano che stanno negli affari per comprare gli F-35. Questa è la gente che sta là dentro. Io non ci voglio dialogare con queste persone. Perché io ci voglio dialogare, sì, ma non mi voglio far fare fesso. Non serve il dialogo. Io voglio parlare con i fatti, andiamo alla prova dei voti, vediamo le cose che abbiamo votato e partiamo pure dalla legge elettorale. Ma qual è il problema? Uno dei primi provvedimenti che hanno proposto proprio loro, lo propose Giachetti, un vicepresidente della Camera del PD che voleva cambiare la legge elettorale, gli unici a votare a favore siamo stati noi del Movimento 5 Stelle, quelli se la sono dimenticata e non gli hanno neanche votato la loro proposta. Cioè, questa è la credibilità dare a questa gente qua, si fanno le scarpe l'uno con l'altro in una maniera vile, schifosa. È come se voi veniste qua, ci portate questa proposta di, non so, di provare a togliere l'inquinamento dalle acque, noi diciamo sì, e poi ci diamo i soldi in una bella azienda multinazionale che ci scarica la schifezza nelle acque potabili e noi non possiamo più berci l'acqua. E non sono fantascienze queste che vi sto raccontando. A Montoro, a Montoro Superiore, in provincia di Avellino, i cittadini di quella città non possono più bere l'acqua perché l'ordinanza del sindaco ha bloccato l'acqua potabile, perché era piena di tetracloro e di etilene, che è praticamente una sostanza che viene sversata in quel fiume e non si può bere l'acqua. Da un giorno all'altro, il 4 gennaio, la stessa cosa a Solofra. È questo che ci stanno lasciando in eredità, e sono queste persone, non altre, che stanno dietro, davanti, al lato, a destra. Sono queste persone che noi abbiamo in Parlamento tutti i giorni e con le quali abbiamo a che fare. Luigi vi ha parlato dei reati ambientali, ma sapete chi ha scritto parte di alcuni emendamenti sul decreto terra dei fuochi? Luigi Cesaro, l'autista di Raffaele Cutolo, la camorra scrive gli emendamenti in Parlamento. E quando io chiedo all'agenzia della Camera: fatemi un biglietto di seconda classe nel treno per cortesia, perché sapete che mi è successo una volta? Mi hanno fatto un biglietto di prima classe, sono entrato in prima classe e mi avevano messo in un posto il 7B. Si avvicina una persona che aveva lo stesso biglietto di prima classe, era il 7C, ed era proprio Luigi Cesare, si doveva sedere vicino a me. Allora io ho chiamato l'agenzia e ho detto: ma che cazzo di biglietto non avete fatto? Allora mi sono alzato e sono andato al balcone del ristorante, perché con questa gente non ci possiamo mai avere a che fare. E non sono banalità, non sono banale per viaggiare in seconda classe, perché non incontri gli schifani, non incontri i cirielli, non incontri questa gente qua. Tu viaggi in seconda classe con la gente come voi, io voglio stare con persone oneste, perché io ho la fedina penale pulita. Se la mettessero pure loro di tornare con la mia, ci saranno dimenticati
da dove nasciamo, siamo dimenticati di questo. Noi prevediamo due mandati massimo, perché? Perché è pazzia, è assurdità, sono principi democratici aristotelici, non ce li stiamo inventando noi. E questa è la situazione, devi farti due mandati, dopodiché te ne vai a casa, se no fai come a Napolitano, che entri a 26 anni, che ancora sta lì nell'arrivo, esce a 88 anni, sei ancora là, non esci mai, sei ancora là. Io ho capito perché Napolitano non se ne vuole andare a casa, perché lui una casa non ce l'ha, perché lui è sempre vissuto là dentro, è sempre stato là dentro. La situazione è questa. Allora, quando noi diciamo l'alternanza, perché sennò favorisce il consociativismo. Il consociativismo è che queste persone si mettono d'accordo, fanno le chiuso e vaffanculo elezioni. Scusatemi per la parola elezioni. Cioè, è una cosa. Dei giochetti incredibili, perché la situazione è questa. Loro ci mettono davanti a un fatto compiuto, hanno fatto il rimpasto peggio di prima. Loro in Parlamento, io sai perché mi piace stare qua insieme a voi tutte le volte a discutere? Perché sono gli unici momenti in cui A, imparo qualcosa perché me la insegnate voi, e B, grazie, finalmente parlo di politica, perché non si parla di politica mai. Io non parlo mai di politica, diventa sempre il fascismo contro il comunismo, i maschi contro le femmine, il nord contro il sud. Ma che paese è questo? Ma non siamo tutti uniti, non siamo tutti Italia. Io non sono beneventano, non sono di Sassari, non sono di Milano. L'Italia è questa che vediamo noi, non quella che ci vogliamo far credere loro. Ed è possibile che delle persone che sono lì dentro talmente disoneste che danno uno schiaffo a una deputata e si prendono 15 giorni di sospensione, noi perché non vogliamo far dire cazzate a Roberto Speranza in conferenza stampa, ci diamo 25 giorni, allora la prossima volta diamo una pizza in faccia alla politica. La gente dice, ma voi dovevate discutere punto per punto, bisogna discutere punto per punto. Lui magari dice, ma c'è anche la cittadinanza? Sì, lo facciamo. E poi voi ancora che aspettate. Okay, allora io vi dico. Sì, allora, io dico anche che questi personaggi noi non li facciamo parlare perché poi aprono la bocca e dicono fesserie. Vi spiego. Ho detto fesserie. E dicono fesserie perché Roberto Speranza, la stessa persona che noi non abbiamo fatto, cioè che Alessandro insomma gli ha spiegato, per cui si è preso 25 giorni perché non l'aveva fatto parlare in conferenza stampa, è la stessa persona che ha detto, per salvaguardare la democrazia non possiamo andare alle elezioni, capogruppo del PD. Lo sapete, ve lo ripeto, è questo così. Queste persone qua fanno così, sovvertono la democrazia, sono loro i veri sovvertitori ed eversori, non noi potenziali stupratori, quello non si certo siamo eversori o sovversori. Allora, voi dovete capire una cosa, che la rivoluzione che stiamo facendo noi è già in atto, perché quando noi andiamo a fare l'occupazione dei banchi del governo per i 7,5 miliardi, dovete capire che è tutto collegato, perché loro le informazioni che vi danno o ve le danno dai giornali o ve le danno dalle televisioni. E sapete, le televisioni abbiamo detto che sono tutte quante lottizzate, ormai lo sappiamo, cioè stiamo vedendo tutti i giorni queste trasmissioni infami che ci infangono di continuo, dicono bugie e falsità senza nemmeno un minimo di filtro. I giornali, perché ci siamo arrabbiati con i 7,5 miliardi di euro del banco? Perché? Voi dovete sapere che questi miliardi vengono distribuiti alle grandi banche private italiane. Una di queste, per esempio, è Banca Intesa, che è la banca più importante d'Italia, che ha, ovviamente, Banca Intesa è tenuta in mano da delle fondazioni private. Queste fondazioni sono, tra le altre cose, anche proprietarie di, che ne so, ad esempio RCS. RCS è quella che pubblica il Corriere della Sera, è quella che fa scrivere al signor Corrado Augias i suoi libri, e poi va in televisione, invece di parlare del libro, ci accusa di essere fascisti. Cioè, questo è il grande impianto. Perché succede questo? Perché quando Banca Intesa la tiene in mano la Compagnia di San Paolo, che è la fondazione più importante d'Italia,
fondazione politica, che nel 92 queste fondazioni hanno preso i soldi pubblici e sono diventate private, un altro discorso. Sapete chi era in quel momento preciso il presidente di Compagnia di San Paolo? Il signor Sergio Chiamparino, schiavo del PD, del PC da 40 anni. Queste persone si prendono questi soldi qua, ed è qui che nasce il conflitto di interesse. E il nuovo governo Renzi, il nuovo vecchio che avanza, veramente, non è nuovo, perché è pieno di conflitti di interesse al suo interno. Pensate soltanto a Federica Guidi. Federica Guidi è una che era la vicepresidente di Energia, di Ducati Energia S.p.A., un'azienda che lavora con le commesse di Finmeccanica, Fincantieri, Enel, Eni. Allora, questa persona va per curare i suoi affari o per curare gli affari dei cittadini? Queste persone non sono state elette, non le conosce nessuno. Voi vi faccio i complimenti perché avete ottenuto anche come Beneventani sottosegretariato di Umberto del Basso Decano. Quello che nel PD ha preso più voti in Italia, proprio grande, indagato, anche lui indagato. Allora, io vengo a noi e chiudo, perché non mi voglio riempire la testa di chiacchiere, già ne abbiamo fatte tante noi, voi. Vi dico questo, non ce ne accorgiamo, ma la rivoluzione vera è già fatta, perché persone così, che stanno in Parlamento, che si fanno il problema di dove devono, di quanto devono spendere, di tagliarsi lo stipendio, non abbiamo bisogno delle leggi, perché noi già l'abbiamo restituiti 42 milioni di euro allo Stato. Ma non c'è bisogno, noi siamo stati tre mesi a discutere del rimborso ai partiti, il finanziamento pubblico, noi già l'abbiamo restituito, già siamo andati oltre, siamo andati avanti anche del dimezzare le indennità, già ci siamo dimezzati lo stipendio del 50%, già aiutiamo le piccole e medie imprese con i nostri soldi mettendoli in un fondo di garanzia, questo già lo facciamo, la legge anticorruzione è già fatta, perché noi mettiamo persone oneste e pulite che prima di candidarsi mi fanno vedere il certificato penale. Allora, queste cose già sono fatte. Il passaggio oltre è un altro, ed è l'ultimo, che ognuno di voi farà la stessa cosa nel suo territorio, a casa sua. Guardate, le informazioni che vi arrivano sono inquinate, però voi lo conoscete, andate a casa vostra, provate, fate l'esperimento con un vostro parente, un vostro parente prossimo, un fratello, provate con un fratello, vedete che male ci hanno fatto queste persone, andate da vostro fratello, gli dite: guarda, io sono questo e questo, hanno dato 7,5 miliardi di euro alle banche, cioè, capisci qual è il problema? Se lui vi dice no perché crede alla televisione, il problema non è più nella televisione, è con vostro fratello. Cioè, vi rendete conto che ci hanno levato la fiducia tra noi? È questo che bisogna recuperare, dobbiamo tornarci a fidare di noi stessi, parlare tra di noi e risolvere i problemi. Cioè, è questo che è il vero cambiamento. Io vi dico, l'ultima cosa che è successa, me la racconta sempre Sergio. Sergio a Portici c'ha un amico, un attivista che fa il carrozziere, che mentre fa la prestazione di carrozzeria al cliente proietta su una parete i nostri interventi in Parlamento. Ditemi voi se il cambiamento non è già fatto. Inventatemene uno anche voi per le elezioni europee. Io lancerò un conto, Giuliano in campagna, perdono, scusate, perché poi c'è giustamente. Allora, io vi dico questo, poi magari lo ripeterò in futuro, per le elezioni europee, perché è lì che noi sfiduceremo il governo Renzi, perché Renzi non l'ha votato nessuno. Quando noi vinceremo le elezioni europee, vi assicuro che le lobby, i partiti, tutti questi poteri forti, di una cosa hanno paura, di voi, del consenso popolare, perché è lì che si sfidisce la elezione, la partita elettorale. Allora voi, da qui a due mesi, ogni giorno, provate, inventatevi qualcosa di nuovo, cercate soltanto di fare informazione, mai faziosi, mettetevi anche voi stessi in discussione, questa è la prima cosa, perché noi siamo critici. Allora cercate di fare questo lavoro. Grazie, ci vediamo alla prossima.